Signori e signore, bella ragazzi, siamo qua con un nuovo commentary. Io sono Torsicida, se ve lo siete dimenticati, e questo è il nuovo commentary su Call of Duty Modern Warfare 2. No, free. Free, sì, free. Vabbè, lasciate stare il momento di scazzo personale in cui il mio inglese mi stupisce molto, molto. Molto stupiscimente, mi stupisce. E vabbè, passiamo subito al commentary che comunque avrà come sfondo il fatto che finalmente sono tornato a riuscire a fare un video dopo una settimana. Il motivo per cui non ho fatto video da una settimana è perché sì, avevo molti impegni, c'avevo da fare questo, c'avevo da fare quello. E ok, dai. Non c'avevo voglia, semplicemente non c'avevo tanta voglia di fare commentary. E più che altro perché se volevo lavorare per il canale, mi mettevo lì e cercavo di fare, di inventarmi qualcosa per un video a cui sto lavorando. Che qualcuno della gentaglia di Skype lo sa, anzi penso quasi tutti, che sia un... cioè è un loquendo, sto lavorando a un loquendo nuovo da un bel po' di tempo ormai. Saranno 3 settimane, diciamo. Solamente in quest'ultima settimana mi sono impegnato, cioè mi sto impegnando di più rispetto al solito. E volevo dire che, boh, questo è un lavoro un po' complicato quello che sto facendo perché non è facile fare, soprattutto questo loquendo in particolare che, essendo che ormai ne ho fatti già tanti, ne avrò fatti 10 quasi una decina, forse 9, mi pare, non credo 10. Su Loquendo Attack e ne avrò fatti, cos'è, due su Loquendo Disaster e insomma non faccio un po' fatica a scrivere battute nuove, cose nuove, divertenti, quindi insomma se questo Loquendo non verrà tanto bello come gli altri potete, cioè, potete capirmi e sarà che forse a me tutti i Loquendo che ho fatto ce n'è solamente uno che mi è piaciuto veramente, che è stato l'episodio 6 del Loquendo Attack. Quello lì è quello che mi è piaciuto veramente. Gli altri dicono che piacciono, cioè piacciono comunque, questo mi fa piacere. Però a me personalmente come video non mi piace. Cioè, dicono anche, spesso quando magari se non so se vado a chiedere un consiglio a qualcuno, o anche molta gente va a chiedergli. Per farsi piacere un video, cosa, cioè per fare successo, dicono, cosa bisogna fare? E anzitutto dicono, e quelli ormai che sono abbastanza conosciuti, il video deve piacere a voi più che agli altri. Questo è vero. Però sarà, ma io i Loquendo mi diverto a farli di per sé, cioè mi diverto comunque a star lì a inventarmi cose nuove da scrivere, cose nuove da fare. Cioè questo mi piace di per me, ma è il video in per sé finale che non mi piace molto. Cioè, io lo faccio perché mi diverto a farli, mi diverto a editarli anche se sono lunghi. Quando io ho del tempo libero e qualcosa da fare, apro Loquendo, apro Vegas e metto lì, penso qualcosa di abbastanza divertente. Però, arrivato a un certo punto, dopo 10 episodi da 10 minuti l'uno, sono più di, no, 12 episodi circa, scusa, non avrò fatti 11 o 12 episodi fatti in totale, diciamo che inventarsi robe sempre nuove non è proprio facilissimo. E insomma, vabbè, comunque un attimo della partita, non ne ho ancora parlato, ne parlo adesso anche se siamo a fine video. E questo è uno scontro 3 contro 3 che ho fatto con Fede Superstar e Devi e no e Fico DevXD e due membri del mio clan, di cui Fede l'avrete già sentito, ma Fico Dev ancora no. È un membro abbastanza nuovo, insomma, ci sono tre membri nuovi, Fico Devi XD, Fico Alex XD e Fico Zazu XD. E vabbè, ovviamente ci sono anche nuovi altri membri, però non ho molto tempo per dirli tutti, più che altro perché il video sta per finire. Comunque, giusto per finire in bellezza, sto dicendo, dico che MW3 comincia a piacermi di più giocando in modalità diverse. Cioè, scontro è una di queste, è una modalità divertente a parer mio, però deve essere vista da un certo punto di vista, ovvero giocare insieme a degli amici, perché da soli non so se è molto bello. Comunque, qui da Eleven è tutto, ci si sente alla prossima, bella ragazzi!